quest'estate? Avete qualche progetto in particolare? Sì, in realtà sì, ci siamo innamorati della Sardegna. Tra l'altro non ci eravamo stati nessuno dei due. Non dico nulla. Quindi... No, no, dimmi. Non dice nulla stasera, è tutto emozionato, è rosso. Non è nuova come cosa. No, perché sembra strano, ma per un attore non recitare, essere se stessi è di fronte molto delle... difficile. È strano, io non sono abituato, insomma, mi mette sempre un po' in imbarazzo. Beh, poi Giulio è un ragazzo puro e sincero sempre. Grazie, quindi... l'ho pagata prima di venire qui, gli ho detto mi raccomando di questa cosa, così almeno faccio bella figura. Beh, io sono più ingessata, quindi... almeno siamo. Dunque, e ovviamente siamo sempre nervosi e preoccupati. Tu sei più timido, lei è più sicura di sé, più donna alla Sex and the City. Sì, perché no? Perché no? Io so a memoria ogni battuta, ho guardato la serie tutta intera nel mio cofanetto di casa almeno 3 volte o 4. Ma sei riuscita a convincerlo a vederlo oppure... È venuto a vedere il film per intero con me 2 ore e mezza. E mi sono accorto che il suo atteggiamento è frutto di un copione, ben studiato e ben scritto, quindi... Ma guarda che sei uno dei pochi uomini che è andato a vedere al cinema Sex and the City, devi esserne orgoglioso. Guarda, in realtà non è stata proprio avere una scelta, mi ha detto guarda o vieni o ti lascio, perché io l'ho portato a vedere per un anno mafia movie, polizieschi, di tutto e di più, e quindi mi ha detto più. Se non vieni ti lascio, sono dovuto andare a vedere al cinema Sex and the City, però ho scoperto una cosa molto interessante, comunque vedere il mondo dagli occhi delle donne è comunque un... Bello, poi devo dire, comunque un bel film, piacevole, anche per chi non ha visto la serie, molto, molto carino, ben fatto, ben girato. Per lei un po' di cose ne ho fatte, dai, qualcuna. Oh, lasciatemi vivere, dai, sì, ho 23 anni. Lei giustamente, insomma... Grazie di avermi appena dato pubblicamente della vecchia, amore. Vabbè, ma non è colpa mia se sei del 62, insomma, non è che puoi nasconderlo a tutti. Però il mio chirurgo è bravissimo. Lo so. Avrete tutti figli con gli occhi azzurri. Chissà, vedremo. Ma... Vedremo. No. Ci pensate mai alle nozze oppure pensate che sono ancora lontane? Ma ci pensano molto prima i rotocalchi, non so perché. Hanno deciso, questa settimana ha deciso di dire che siamo prossimi alle nozze, non è vero? Davvero? Sì. Ma lui non segue, seguo io e ogni tanto gli dico, sai che siamo? Mi fa sì. Un saluto a Gossip News. E un grande bacio, buone vacanze. A voi. Ciao.